Eccolo qua che arriva con noi Federico Meretta. Ciao Federico. Voi come va? Bene, sai che è un, piacere, è un piacere vederti perché abbiamo praticamente già la scaletta l'avevamo smembrata oggi, ma io ti ringrazio perché sei entrato come giornalista vero il calcio sui maccheroni. Esatto, dai, sì. Sui maccheroni. Noi ti presentiamo come adesso lo faccio bene, Lo faccio bene, promesso. Laureato in medicina e chirurgia, si occupa di divulgazione medico-scientifica. Poi poi ci dirà anche lui cosa, ma noi siamo molto contenti di averlo qui perché ormai l'abbiamo, siccome lo paghiamo caro, lui puntualmente è qui con noi e ci dà la luce scientifica della situazione. L'abbiamo avuto 3-4 volte, vero Federico? Adesso non ricordo bene. È vero, sì, sto sempre aspettando lo spritz. Ma dobbiamo più o meno incontrarci qui, se non ci vediamo. Tu sai che quando vieni a Verona sei costretto, ma anche adesso gli spritz sono diventati più di uno, Va bene, mi ubriacherò una sera. Allora intanto ti ringrazio, dopo aver fatto questa premessa incredibile, ma era per far capire i nostri amici anche in ascolto, oggi abbiamo anche l'occasione di vederti meglio rispetto ad altre volte che con WhatsApp era un po' difficile, dacci la luce, perché qui tra una cosa e l'altra, so che tu scrivi pezzi, anche ne hai scritti anche pochi giorni fa sulla ripresa, dici un po' tu, dai, io mi taccio. Ma allora, guarda, la situazione sicuramente non è semplice. Il consiglio generale è quello di mantenere sempre l'attenzione. Ci sono delle sensazioni, che è quelle che riportano i giornali, ma sono riportate anche sulla base dei ricoveri nelle terapie intensive per questo virus, che sono, per fortuna, drammaticamente, in senso buono, calati. Non ci sono ancora dati che il virus sia cambiato, che sia diventato più buono, eccetera. Almeno le ricerche non ce lo dicono ancora. Ci sono delle sensazioni però di chi lavora in ospedale che dice i malati che vedevamo prima non li stiamo vedendo. E questa è una cosa positiva. L'estate sui virus, soprattutto su questo tipo di virus, fa sempre un effetto che è comunque positivo. Sì. Io credo che conti tanto anche il fatto che comunque mettiamo le mascherine, stiamo molto attenti, eccetera, perché anche il passaggio di quantità di virus, se una persona ha qualcosa, se hai la mascherina ne passa meno. La mascherina, come fanno, te li ricordi, noi giapponesi che girano sempre con la mascherina, eccetera. Quando un giapponese ha qualche colpo di tosse si mette la mascherina. La mascherina ha il significato di preservare gli altri, non protegge noi. Quindi dobbiamo, secondo me, questo virus ci deve insegnare ad essere un po' tutti più attenti agli altri. Quindi anche la donazione di sangue, per tornare al vostro tema. Però Federico, posso chiederti una cosa? Perché io sono rimasto dal 27 febbraio, 24, a casa, perché poi con il nostro mestiere tra piazza, teatro, insomma, abbiamo avuto e siamo ancora nella cacca più alta per quanto riguarda il nostro mestiere, ma volevo dirti, io ne ho sentite di cotte e di crude. Adesso poi tu sei un giornalista, quindi la vedi sotto un altro punto di vista, non sei né virologo, non sei un dottore, non sei, quindi segui una parte, però hai studiato per fare il giornalista medico scientifico, non è che non ho studiato questo tipologia di cose, quindi non ne so molto, però da giornalista non ti sembra che la cosa sia stata un po', come si può dire, esagerata, trattata in maniera, cioè io non sto negando il fatto di stare a casa, di aver fatto, però è il modo in cui si è terrorizzata la gente, cioè adesso facciamo una fatica enorme a riprendere quello che è, non dico di non seguire le regole, per carità. No, allora sicuramente, guarda, io faccio sempre un esempio, quando si parla di scienza, di medicina, bisogna sempre partire dai dati, e i dati vengono pubblicati su delle riviste, questi sono dati, quindi i numeri alla fine devono guidare tutto. Io credo che in questo caso, anche rispetto ad altri paesi,
ci sono state tante tante voci, sia in un senso che nell'altro. Quando ci sono tante voci, alla fine per le persone è difficile capire. Io ho scritto un po' di tempo fa un pezzo sul Sole 24 Ore che diceva, fatto con delle persone che si occupano di psichiatria, quindi non perché siamo tutti malati, sì, però un pochino lo siamo diventati dal punto di vista del nostro pensiero, del nostro modo di essere. E diceva, cosa succederà poi? Ci sarà chi nega tutto dicendo no, non è successo niente, era tutto inventato. Ma soprattutto, e questo vabbè, ce lo dicono i dati, ce lo dice la vita, ci sarà anche chi però al contrario si chiuderà in se stesso. Ecco, io quello che credo adesso, ma per il vostro lavoro e per il lavoro di tutti, io ieri sera sono andato a cena da un mio amico in un ristorante e a parte lui, però mi metteva proprio tristezza perché si vedeva che non eravamo gli stessi. Ecco, sì, io credo che la lezione che dobbiamo prendere è quella di cercare di tornare di nuovo noi stessi, con equilibrio, con attenzione, ma essere di nuovo noi stessi e aver voglia anche di ridere e di sorridere, che poi è il vostro lavoro. Allora, in questo periodo di lockdown, mi permetto di post lockdown, anzi, sì, dopo questa chiusura più o meno obbligata, pensate che se noi facciamo attività fisica sentendo la musica, come prestazioni guadagniamo mediamente l'11% rispetto a se stiamo in silenzio. Pensa, oh, quanto signore. Ah, però vedi Davide, tu che sei fermo, bloccato, che c'hai una panza che ne... vale per tutte le prestazioni. Ecco, quasi tutte. Per tutte le prestazioni. Tutte. Diciamo che si devono muovere molti muscoli, ecco. Aspetta Davide, che ti sentiamo male, non so perché. Ah, ho capito, no, è roba che non fa. Non ti sentiamo benissimo Davide, strano perché di solito a casa tua si sente benissimo, non so perché adesso si sente un po' male, non so. Aspetta. Ah, sì. Allora, io volevo intanto, Federico, volevo, c'avevo una domanda da farti anche su, legata al discorso del sangue, no? Perché poi, come dicevi tu, tu spesso e volentieri anche tratti questo discorso del sangue, della donazione, anche del cuore. So che ho visto, fatto degli articoli sul cuore, su, insomma, o sbaglio, vero? Sì, allora, vabbè, purtroppo devo scrivere un po' di tutto, quindi vabbè. Dicevo appunto, legato alla donazione del sangue, non ci sono problemi in questo senso? No, ecco, questa è una cosa importante. Ma anche il discorso, scusami, perché era questa la domanda, era riferito a quel famoso dei globuli, no scusa, no i globuli, rafforzati, il plasma dei plasma, guariti. Scusa, dei guariti che andrebbe a guarire gli ammalati, no? Sì. Allora, diciamo che il sangue, anche se ce lo dimentichiamo, il sangue che doniamo è una terapia salvavita per tantissime cose. Ci sono delle malattie del sangue che vengono controllate e guarite, dico ad esempio la beta talassemia, ma dico anche delle malattie che colpiscono soprattutto gli anziani, che si chiama mielodisplasie, per cui c'è bisogno di trasfusioni. E avere le trasfusioni, avere il sangue, vuol dire poter curare delle persone. Quindi la donazione è fondamentale. Venendo al discorso del plasma, quella deve essere proprio, lo dicevo prima, questa crisi ci deve insegnare un po' tutti a pensare di più agli altri. A pensare di più agli altri donando il sangue è fondamentale, soprattutto in quell'aspetto, perché fondamentalmente cosa c'è? Se uno si prende il Covid, questa è la teoria del plasma spiegata molto semplicemente, se uno si prende il Covid, il virus, cioè il Covid è la malattia, il coronavirus, per cominciare a rispondere al virus ha bisogno che il suo sistema immunitario si dia da fare e quindi faccia dei soldati che si chiamano anticorpi che vanno contro il virus. Quando tu prendi il plasma dei guariti, questa è l'ipotesi di lavoro, poi bisogna vedere quando serve, perché serve, ma questo lo sanno i medici. Quando tu prendi il plasma dei guariti, praticamente gli dai già un po' di soldati. Ah, ho capito. E allora, avendo già un po' di soldati, uno dice, contro il virus c'ho già qualcosa. Pensate quante cose può fare il sangue se lo doniamo, questo è importante. Esattamente, abbiamo la bella e la bestia in studio. Eccola qua la bestia. La bella e le due bestie. Allora, Federico Meretta, giornalista scientifico con noi, Davide Stefanato, che di scientifico ben poco, ma di artistico tanto, artistico tanto, insomma, lascia che ti... Federico, ultima domanda, poi ti lascio, sei stato così gentile ad essere con noi, lo sai che poi io ti
romperò le scatole, lo sai questo, ormai è evidente. Va bene, che sempre per lo spritz. Sempre, la carovana di spritz ormai. Ok. Volevo dirti, allora, per concludere adesso, noi come dobbiamo viverla questa estate? Cioè, dacci dei segnali positivi anche per il mio amico Davide. Cioè, ma allora, segnali positivi ce ne sono, basta vedere i numeri e confrontarli con quelli di qualche settimana fa. Io direi, ricordiamoci di passarcela al meglio possibile, teniamo in forma il corpo, l'organismo, mangiamo bene, mangiamo cose che vengono dalla nostra terra, camminiamo, muoviamoci, corriamo, facciamo delle belle gite sui monti, facciamo delle passeggiate e andiamo al mare. Teniamo queste distanze e quando possibile indossiamo la mascherina al chiuso. Queste sono le due cose poi da tenere presente. Per il resto cerchiamo anche un po' di divertirci, anche grazie a voi. Grazie. Ascolta, dov'è che ti leggiamo fra poco? Dov'è che vedremo i tuoi articoli? Ah, non lo so, domenica forse ci sarà qualcosa sull'arena, quindi in casa. Ah, addirittura, sull'arena. Bene. Sì, allora, ci fa piacere, o se no, altrimenti dove ti ritroviamo? Anche sul... un po' da tutte le parti, sul web, tu comunque è casuale. Tu comunque hai un Twitter, hai un... anche sì, ho Facebook perché quello bisogna averlo. Su Twitter dovrei essere Feffe59. Va bene. Pensa comunque, noi Federico Meretta, andate in cerca, leggete gli articoli di Federico perché sono molto molto interessanti. Grazie mille Federico, alla prossima. Grazie a voi. Grazie, a presto.